Cioè, alla fine mi sento bene, sono soddisfatto di quello che ho fatto e di certo dire che non sono un minimo deluso, vabbè, sarebbe dire una cavolata, è ovvio che un po' mi dispiace, però ci sono tante altre cose che mi hanno lasciato bei ricordi, l'esperienza è stata bellissima e il metodo è stato quello che è stato, però il pubblico ha deciso, evidentemente si è deciso così, cioè. C'è la sua motivazione, no? E non mi metto qui a dire è giusto o è sbagliato. Se è così, evidentemente la maggioranza ha scelto in un modo e come criticarli? Sì, Suo. Fedez era scosso, cioè l'ho visto proprio preso da questa cosa e mi è dispiaciuto un sacco, cioè in realtà è dispiaciuto più per lui che per me, cioè a me è dispiaciuto veramente un botto perché era anche spaesato e alla fine diciamo che eravamo tutti molto tristi la cosa bella però è che comunque ho visto un lato umano, no? Ho visto dell'affetto da parte del giudice e anche nella tristezza generale io ne sono uscito contento, ne sono uscito soddisfatto. Diversamente no. Magari adesso che so le critiche che mi hanno fatto, cercherei di sistemare alcune cose così che da migliorarmi, no? Però se dovessi rifare il live, lo rifarei come l'ho fatto perché sono piaciuto agli altri concorrenti, sono piaciuto al mio giudice e questa per me è la cosa importante, cioè piacere a altri 11 artisti, musicisti e cantanti. È una cosa bellissima, è una cosa che dà soddisfazione. E non posso arrivare a tutti, ovviamente. Quindi magari non sono arrivato molto al Levante, o anche al pubblico, ma per me ci sta, nel senso che avere anche commenti negativi, avere anche critiche è giusto così, è una cosa costruttiva, perché no? Avere tutti i commenti positivi per me sarebbe una cosa neutra. Lo dico e lo ridico. I commenti negativi servono, ovviamente, calibrati. Ma io cerco a prescindere di trarre degli insegnamenti da quello che mi dice la gente, da quello che mi hanno detto i giudici. Ma sinceramente non ho letto molto le critiche negative, cioè, le ho lette di sfuggita, che non ho digerito, in realtà no, non è che mi preme tanto a me questa cosa. Comunque ogni persona ha la sua opinione, poi dipende da come la scrive, da come la dice. Ma non è che sto qui a biasimare chi magari mi ha insultato più di un tot. Ognuno vive a suo modo. Io sono strafelice della scelta che ha fatto Fedez. Il pezzo era veramente bello, il testo era fantastico, era profondo. La messa in scena era molto, non lo so, era molto metaforica. La ragnatela, il famoso uomo nudo dentro, in realtà era semplicemente la rappresentazione di vari pensieri che si intrecciano e ti bloccano, varie paure, varie angosce, un qualcosa a cui tu pensi ma non guardi mai, non mi sono mai girato dietro a guardare, un qualcosa che stava con me, che era presente, ma comunque che avevo lasciato alle spalle, io avevo high hopes, alte speranze, no? Era una parte delle tante sfaccettature del mio percorso, secondo me. Se fossi andato avanti avrei fatto altre cose, ma come inizio andava benissimo. Io sono soddisfatto e sono felice della scelta del pezzo. Di certo non posso non essere d'accordo, loro sicuramente sapranno più di me e se l'hanno detto evidentemente è perché l'ha detto anche Manuel, l'hanno detto per farmi migliorare, no? L'unica cosa di cui sono rimasto male, ma io personalmente, è di non essere proprio arrivato a Levante, che in quel momento mi ha detto che non ho trasmesso molto, cioè a lei non ho trasmesso molto. In realtà poi nel backstage è venuta e mi ha fatto i complimenti e c'è stato anche in quel momento affetto, non lo so. Con tutto che è andata come è andata, io sono rimasto felice.